insomma, un auspicio che cerchiamo di raccogliere durante tutti i lavori della giornata. Io in modalità organizzativa inviterei sia il professoressa Rossi Carleo sia il professor Bassano comunque ad accomodarsi al tavolo, in modo che comunque dopo possiamo poi subito dopo dare la parola anche alla entrare nel vivo nel merito della relazione. Intanto però domando al presidente di Consumers Forum, Mario Finzi. Presidente, che cosa sta cambiando nel mercato con questo passaggio verso un'autoproduzione, un ruolo del consumatore che è sempre più preminente e quasi si caratterizza come produttore? Cioè, che cosa anche sta cambiando sotto il profilo della rinuncia alle tutele per avere una sorta di produzione diffusa? Ce lo spiega lei, ci introduce a questo cambiamento, a questa rivoluzione copernicana nel mercato del consumo? Io ci posso provare, ma sicuramente non posso essere, diciamo, completo, nel senso che sta cambiando praticamente tutto. Sta cambiando addirittura, cambia gli schemi tradizionali della compravendita, tanto per dire una cosa semplice, cioè, penso di diritto civile che ha delle opacità e non funziona più. Però io prima di affrontare il tema devo fare dei ringraziamenti che sono sentitissimi intanto a tutti i residenti e i rappresentanti delle autorità che ogni anno, diciamo, ci fanno questa apertura di credito venendo tutti qui a ragionare sul loro lavoro, sulla regolazione, un tema che per le associazioni dei consumatori, a Consumazione in particolare, sta particolarmente a cuore. Un ringraziamento per quello che ha detto il dottor Tripoli per questa ospitalità ormai tradizionale. Unione Camere è un socio di Consumers Forum, tra l'altro uno di quelli attivi che continuamente su tutti i temi, diciamo, danno il loro contributo. Voglio ringraziare i media partner, naturalmente tutti i soci che sostengono Consumers Forum e voi del pubblico. Ecco, devo fare anche un augurio speciale alla dottoressa Magda Bianco della Banca Italia, che non è riuscita ad arrivare per una indisposizione, è rimasta a Giacarta, ed è un peccato veramente, perché l'abbiamo incontrata pochi giorni fa insieme al professor Bassani ed io, e ci ha detto molte cose molto interessanti su quello che Banca Italia sta osservando, diciamo, da vicino e con molta attenzione nell'evoluzione di alcune manifestazioni di social lending, di social economy, in particolare social lending, crowdfunding, e anche sulla tecnologia blockchain, che è un altro elemento di innovazione molto molto interessante, e nel suo caso anche l'opacità di certe esperienze che fanno parlare già di shadow economy, ed è un tema che naturalmente l'associazione dei consumatori non può non destare attenzione. Un ringraziamento speciale voglio fare alla professoressa Rossi Carleo, che non ci abbandona mai e ancora una volta è accanto a noi. Naturalmente devo ringraziare il gruppo dei ricercatori che ha lavorato a questa ricerca profonda, che io ho apprezzato moltissimo, spero che vi interessi anche a voi. Sono guidati dal professor Fabio Bassano e dalla dottoressa Maddalena Larguiti, che voglio ringraziare particolarmente. E proprio dalla lettura dei risultati di questa ricerca che posso provare in qualche modo a rispondere, no, alla sollecitazione di parente, perché tra l'altro è necessario che ci imponiamo questi dubbi per la originale composizione di Consumers Forum, all'interno della quale, diciamo, nella compagine associativa ci sono associazioni di consumatori e imprese, quindi i soggetti, diciamo, più colpiti da questi fenomeni. Insomma, non possiamo trascurare, non possiamo ignorare i mutamenti che stanno operando nella nostra vita di consumatori e nella vita delle imprese che competono sul mercato. Partiamo quindi dalle sue tipologie.
dalla scena alla social, come ci passiamo? La scena che l'abbiamo indagata l'anno scorso e abbiamo visto, diciamo, che si tratta di esperienza di collaborazione, di condivisione di beni e servizi che avvengono tra pari, che avvengono, partono, diciamo, tra dei cittadini, come, quindi stiamo parlando di iniziative che partono dal basso. Col tempo cambiano, diciamo, la loro rilevanza grazie alla digitalizzazione di certi servizi che consentono, diciamo, di uscire da quelle organizzazioni che avvenivano nelle fabbriche con i mobility manager o nei comuni con il car sharing, escono da questi ristretti settori in cui si condivide e si aprono al mondo intero, perché è questo che fa l'internet, nello stesso tempo internet li rende più efficienti e quindi più accattivanti, più interessanti per il pubblico. Poi succede che su questo cominciano ad operare delle piattaforme che facilitano ulteriormente la condivisione. Queste piattaforme spostano un po', poi dopo, diciamo, posso fare qualche apprendimento, spostano perché quelli che erano dei servizi apparentemente gratuiti, vediamo che non sono più gratuiti, sono in realtà offerte di servizi un po' meno cari in cambio di qualcosa. In questo io sono debitore al presidente Soli, che qualche giorno fa abbiamo condiviso un tavolo in un convegno in cui metteva a fuoco un fatto chiarissimo, cioè che lo scambio è risparmio qualche cosa, in cambio c'è dei pezzi di diritti di privacy, delle porzioni di diritti di privacy da, diciamo, consumatore e dal versante consumeristico, aggiungo, si perdono anche altre tutele di tipo consumeristico. Quindi c'è questo scambio e questa è la novità, ecco, ultima. È qui che siamo atterrati nella social economy, perché poi tutto questo avviene anche con il sostegno dei social network. L'interesse delle piattaforme che offrono apparentemente gratuitamente questo ruolo di intermediazione sta proprio questo, cioè di ricevere grandi flussi di dati sulla vita dei consumatori e delle imprese. Cioè, negli ultimi 3 o 4 anni questo ha rivoluzionato quasi tutti i mercati. Dalla ricerca emerge chiaramente che non c'è settore che non sia stato in qualche modo interessato da questo fenomeno. E non poche regole e leggi vigenti che rendono ordinati e competitivi i mercati, perché a questo servono, sono travolte soprattutto dalla rapidità con cui tutto questo avviene. E quindi si pongono per i regolatori, e non vorrei essere nei loro panni, alcune scelte su come riequilibrare man mano che questi mercati si vengono squilibrati da questi interventi. E lo devono fare seguendo una serie di linee direttive. La prima probabilmente è quella che poi viene anche imposta dall'agenda europea per l'economia collaborativa, che è uscita nel giugno scorso, di non soffocare le nuove economie, perché è bene o male, diciamo, dobbiamo ammettere che stiamo parlando di esperienze di sviluppo dell'economia. Diventa tutto quanto molto più, diciamo, disponibile, molto più ampio, e le linee guida dicono, invitano, un po' piratesca secondo me, mi permetto di dare un giudizio, diciamo, questa agenda europea per l'economia collaborativa, perché si invitano intanto i singoli stati ad operare, quindi si tengono un po' fuori, diciamo, le autorità europee, gli stati membri, a assecondare in qualche modo l'innovazione, togliendo di mezzo quegli elementi di incertezza che potrebbero essere elementi di freno dello sviluppo.
e quindi invocano comunque una soft regression che chiarisca in qualche modo i nuovi schemi che si formano. Il nuovo schema che si forma è quello che, ne dà, che esiste nell'economia collaborativa, ossia abbiamo i prestatori di servizi, il consumatore utente e gli intermediari, sono i nuovi intermediari, sono queste piattaforme. Le persone che oggi siederanno qua, insomma, sono quelli che devono mettere ordine nel modo disordinato in cui questi soggetti si incontrano, quantomeno in un modo nuovo e diverso, in cui si perde qualche cosa, qualche garanzia, qualche conoscibilità, qualche trasparenza. Questo, diciamo, è la difficoltà, e quindi ci si pongono dei temi, intanto se intervenire, e se si decide di intervenire quale sia il livello di incertezza che si è creato in quel mercato e superato il quale, quindi servono delle nuove regole. Poi c'è da capire quando devono intervenire e c'è da capire quanto devono intervenire, quanto devono incidere, perché se incidono troppo ringessano tutto. E quindi c'è questa grande difficoltà che richiede un grande equilibrio, che soprattutto secondo me richiede un grande studio delle questioni, perché non sono facili da affrontare, sono tutte diverse, e non è che l'esperienza del garante privacy serva più di tanto alla CICOM o serva più di tanto all'autorità dei trasporti. Ognuno ha, diciamo, la sua grana molto specifica. Io sono arrivato a Roma 3 perché è riuscita a studiare e a tirar fuori quello che succede in tutti quanti i settori regolati, e quindi, diciamo, ha messo in luce la trasversalità delle difficoltà. Questa trasversalità io direi una specie di sottotitolo di quello che facciamo oggi, ecco, perché effettivamente ci riguarda tutti. I regolatori si devono rimettere al lavoro, questo è chiaro, e questo avviene anche nei settori più regolati, quelli in cui la regolazione va più in profondo. Pensate al settore della finanza o addirittura a quello dei mercati monetari, insomma. Sono investiti da questa ventata di innovazione. Un altro sottotitolo è questo, che sta particolarmente a cuore la situazione dei consumatori, cioè quale futuro si prospetta per quel paradigma civilistico del rapporto consumatore-professionista su cui si è basata fino adesso tutta la legislazione europea di tutela del consumatore, su cui si basa anche il codice del consumo, e che adesso diventa molto più complessa e più confusa, perché c'è di mezzo questa piattaforma che ha gli intermediari, ma non è un semplice intermediario. Nella nostra legislazione, gli intermediari sono tutti quanti ben riconosciuti, riconoscibili per la loro posizione giuridica, e invece qui questi intermediari sono molto più impalpabili, ed è soprattutto difficile individuarli ed eventualmente aggredirli se c'è qualche cosa che non va, qualche controversia che nasce, perché molti di questi stanno magari, diciamo, ubicati a Macao e non riconoscono l'autorità dei nostri regolatori, neanche delle nostre leggi, neanche di quelle europee, e quindi diventa, diciamo, complesso tutto l'aspetto della tutela. Abbiamo detto che, provo ad essere un po' più rapido, quindi mi scuso per il tempo che sto prendendo. Abbiamo parlato di bassi costi versus diritti e tutele decrescenti. La piena consapevolezza di questo scambio, di questa rinuncia a una quota di diritti, diventa per il consumatore l'elemento, diciamo, valutativo nuovo che deve avere nella mente nel momento in cui riconosce il prezzo giusto di un bene o servizio. Cioè si deve chiedere, al momento in cui impatta un servizio, diciamo, sul suo computer offerto da una piattaforma, quanto sto risparmiando e quanto sto perdendo in termini
di diritto quanto sto rischiando in termini di tutela. Ora questo richiede normalmente un'analisi che forse il singolo consumatore cittadino ha difficoltà a fare, ma è un lavoro invece che noi, associazione dei consumatori, media e stesse istituzioni, dobbiamo cominciare a rendere, diciamo, praticabile questa valutazione, a mettere, diciamo, il cittadino nelle condizioni di farla questa valutazione. È altrettanto duro, io non sarei un buon presidente di ConsumaSport se non ponessi anche il problema delle imprese tradizionali, diciamo, di quelle che operano nei mercati regolati. È un duro lavoro pure per le imprese che hanno di fronte a sé un concorrente che è sconosciuto, imprevedibile, che invade il campo all'improvviso. Difficilmente può essere affrontato con i termini ordinari della competitività sul prezzo o sulla semplice qualità del servizio. E quindi la competitività diventa una partita che si gioca in trasferta su un campo che nessuno conosce, che può essere in salita, accidentato, o addirittura non c'ha le linee di confine intorno. Non c'è più il falò laterale, e quindi è molto difficile la vita anche delle imprese tradizionali. Ultimo, ma molto serio per i nostri regolatori, è il fattore tempo. Cioè, tutto questo si svolge e muta continuamente con una rapidità che non siamo abituati a conoscere nel mondo dell'economia. E il legislatore necessariamente, il regolatore insegue perché non è neanche facile capire in che modo evolverà una cosa che ci arriva all'improvviso agli occhi. Quindi deve inseguire, e qualche volta arriva quando già lo scenario è cambiato. Non si può neanche pensare che cose serie come la regolazione dei mercati si possa fare senza studiare, affrontare bene tutte quante le contrapposizioni di interessi che ci sono. Quindi l'istruttoria di un nuovo intervento deve essere necessariamente profonda e ben fatta, se no non serve a niente. E quindi richiede tempo. Intanto tutto cambia. Quindi è un mestiaccio e dobbiamo essere consapevoli e comprensivi. C'è anche un'altra cosa che mi è venuta alla mente, cioè nel campo dei consumatori si hanno nuovi abissi generazionali rispetto all'accesso a queste opportunità, perché è un'opportunità, vorrei fosse chiaro dalle mie parole, stiamo parlando di grandi opportunità, però l'accesso a queste opportunità oggi sono prevalentemente riservati ai giovani, è un po' più difficile per alcune fasce di consumatori accedere qui. Quindi cosa facciamo noi oggi qua? Insomma, facciamo il compito di ConsumaSport anche in questo frangente, e sarà, diciamo, innanzitutto quello di comprendere bene questi fenomeni, e ce li racconteranno quelli che ci hanno messo la testa in modo attento, farne oggetto di un'analisi indipendente. Per questo abbiamo qua le università che lavorano in modo indipendente, e alimentare un dibattito culturale, perché questo è tutto quello che possiamo fare, mantenere aperto il dialogo da tutte le parti del mercato, che è quello che abbiamo sempre fatto in ConsumaSport, quello che ci contraddistingue, e collaborare con chi deve fare queste regole, che io già adesso ringrazio per il loro sforzo. Grazie.